Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento per Cinema Estremo. Siamo ormai alla quarta edizione, credo, e si doveva parlare di questo autore prima o poi, proprio perché quando si cita il cinema estremo serve il discusso Marian Doria, Dora, scusate, che è un regista di film estremi come Cannibal, ad esempio, che ho visto, di cui magari si potrebbe parlare prossimamente, che è ricordato soprattutto per il suo essere estremo all'infinito, molto spesso anche troppo, come può esserlo in un film che alla fine, sinceramente, dura quasi 3 ore. E allora, questo Melancholy Der Engel è definito, secondo molti, l'horror più estremo di tutti. Allora, scendendo a patti potrei dire anche di sì, perché è un film che ti piacciono o no, comunque in certe scene estremamente disturbante, ha delle scene di violenza sugli animali che sono una roba estrema, veramente, da vedere. E poi ci sono dei momenti veramente terribili che non sto qui a spoilerarvi, ma sono cose che vi rimangono impresse proprio perché è un film che ti spaventa, sì, ti spaventa anche psicologicamente, molto gore, anche sugli animali. E mi piace dirlo, ovviamente YouTube ci dissociamo da tutte queste cose. Anche un'importanza enorme è la trama. La trama è un pretesto in fin dei conti, nel senso che inizialmente sembra essere importante, però in un film di 3 ore, alla fine sono 2 ore e 40, è eccessivo. È un film. Allora, il succo del film è quest'uomo che soffre di una malattia terminale e che quindi vuole sfogarsi. Allora si rinchiude assieme a alcune donne, a una paraplegica, in questa casa dove accadono tante angherie. È in un certo modo un film che sì, se vuole essere preso come film puramente gore per gli appassionati del genere, è immancabile. Il problema del film è quando pretende di essere un bel film e non lo è tecnicamente, perché non c'è nulla. È un film vuoto per 1 ora e 40, che comunque qualcosa te lo lascia sicuro, assolutamente. I tedeschi ci menano forte di horror, però non è quel qualcosa che ti fa urlare, che ti fa impazzire. E mi dispiace, però io l'ho trovato quasi un tentativo di voler estremizzare tutto questo concetto del sì, va bene, mi stai facendo paura, va bene, mi ha fatto schifo questa scena, sono ritornato, ho vomitato, però ti prego, qualcosa dammelo. C'è un film che è un parco giochi degli orrori. Espressamente questo, quando cerchi un minimo di impegno, anche visivo, c'è questa luce troppo forte. C'è un lato che vuole da una certa parte anche essere espressionista. E quando cerchi un impegno visivo, oggettivamente il film ti scade proprio perché è una merda, visto personalmente, ma è un capolavoro del cinema underground, proprio perché certe scene, come le vedi in questi film, ti toccano. Poi, come dico sempre, nell'underground c'è la un lavoro anche visivo, cioè nel senso tu guardando fotografia, regia, attori, come ti usano gli attori, devi disgustarti. È un mockumentary ancora più spinto alla fine, questa luce qui, questo fondale te lo crea assolutamente, ma te lo crea anche il precedente Cannibal, come ho detto, di Doria, uscito questo nel 2006, questo è uscito nel 2009, e quindi secondo me è un grandissimo film visto dal punto di vista underground, però cavolo, tecnicamente non è un cazzo, cioè come se io
da psicopatico chiamassi dei miei amici, che forse saprebbero anche recitare meglio degli attori di questo film, anche se alla fine c'è una violenza che sì, è di impatto, però alla fine, ragazzi, relativamente, nel senso che il classico film con i mostroni, cioè con quest'uomo che è un mostro enorme, che basta, cioè ci sta, ti spaventa e quello che deve fare lo fa, però una certa, cazzo, hai rotto il cazzo, 2 ore e mezzo di sta roba. Vabbè, resta comunque un film che, se amate il genere, non vi potete assolutamente perdere. E niente, di nuovo il video si conclude qui. Io vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanella. E noi, come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.